Bene, il relatore è arrivato, ho ancora pochi minuti, iniziamo, grazie. Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di dialoghi attorno a Cascarpa che vede come relatore questa sera Guido Pietropoli, che ringraziamo ancora per essere venuto qui da, da Ruvigo. Eh, come sapete Guido Pietropoli è un architetto laureatosi all'Università all di Architettura di Venezia eh, con Carlo Scarpa e da quel momento praticamente suo assistente e collaboratore in, in numerosi progetti. E leggendo i suoi libri, l'ultimo in particolare dal titolo A fianco di Carlo Scarpa del 2020, si apprendono anche molte cose della sua stessa biografia. E tra queste, per esempio, la collaborazione che ha prestato in occasione del progetto oramai postumo di Le Corbusier per l'Ospedale di Venezia, questo un frangente del 1970, ancora prima della laurea. Quindi le persone coinvolte, il progetto il lavoro nello studio veneziano, l'approssimarsi delle scadenze, la notte in bianco passata sui banchi, sui tavoli da disegno per la presentazione programmata per il giorno dopo. Ecco, certamente è un'esperienza di cui dovrai parlarci più diffusamente in un'altra occasione, perché riguarda uno dei grandi progetti mancati di Venezia, e forse a mio modo di vedere anche il più importante, e dove uno dei temi progettuali era la ricerca della scala. <coughs> per uh, d'intervento. E di fatti Le Corbusier diceva che avrebbe fatto questo progetto se avesse trovato la scala giusta per Venezia. E a quanto pare l'aveva trovata, però come sapete tutti, eh, il progetto per il nascito di varie opposizione poi non è stato realizzato. Mm. Ecco quindi un'altra volta sarebbe un interessante eh, conoscere da te questa storia e eh, in particolare come dire, la parte finale, l'ultimo frangente, quando oramai appunto, Le Corbusier era morto. Ma veniamo a noi: eh, la sua collaborazione con, con Carlo Scarpa. Eh, come dire, abbiamo diversi progetti, alcuni allestimenti per mostre, come le due personali, entrambe del 1974. La prima a Londra alla Heinz Gallery e l'altra invece a Vicenza presso la Domus Conestabilis. E in particolare in questa seconda occasione Scarpa si trovò a trasformare uno spazio di non grande qualità. Un'aula lunga 25 metri e larga poco più di 6, per di più con una illuminazione naturale poco favorevole, e comunque era riuscito a creare un percorso ben articolato tra l'altro per le caratteristiche del luogo, un percorso che poi ritornava al punto di partenza. Però un percorso mosso da vari tipi di pannellature, arricchito poi da dietri espositori che costituivano le tante tappe del racconto progettuale. Dall'architettura invece mi limito a ricordare il progetto per il convento di San Sebastiano, purtroppo non realizzato, e che avrebbe dato all'Università di, 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 di Cafoscari un nuovo campus all'interno del centro storico. E poi naturalmente la tomba Brion, che ha impegnato l'ultimo decennio di vita di Scarpa, e questa è un'altra nuova e preziosa esperienza che appunto ritornerà a più riprese nella, nella sua esposizione. Ecco, nel ringraziarti ancora per la tua presenza qui stasera, ti lascio la parola. Allora, io sono un po' trafelato perché ho impiegato più di mezz'ora per entrare a Treviso con un traffico spaventoso e speravo di arrivare in tempo, ma siccome i miei amici dicono che porto ritardo, anche questa sera si è avverata questa, questa situazione. Eh, io sono particolarmente felice anche perché eh, qui è presente anche Tobia, per cui è un, 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 un uditorio... Tobia e tutti voi molto importante perché Treviso è una città che ha accolto molto favorevolmente Scarpa. Eh, ho dato un titolo impegnativo a questa mia comunicazione ed è una frase tratta dall'Elegia Panevino di Friedrich Hölderlin. Eh, per, e perché siano poeti in tempi di privazione? Dopo evidentemente la frase, l'elegia di, la, di in continua e spiega che cosa intendeva dire. Ma a me sembra che noi viviamo in un momento in cui diamo grande importanza all'architettura antica come serbatoio di memorie, e forse anche abbiamo un atteggiamento più sentimentale che di sentimento nei riguardi dell'architettura antica. Diamo una grande importanza all'architettura moderna che ci stupisce. E alle grandi costruzioni, ma sembra che non diamo molta importanza all'oggi, alla quotidianità, cioè a quello che i poeti possono invece insegnarci nella loro, con le loro parole e con le loro azioni. E mi sono divertito a mettere come copertina di questa comunicazione questa fotografia che era molto, di cui il professore era molto fiero perché lo si vede assieme. La Regina Elisabetta, lei guarda lontano, il professore guarda verso la Regina Elisabetta. Ma al di là del fatto che Scarpa fosse fiero di aver inaugurato una mostra con la presenza della Regina Elisabetta, mostra che poi non si ripeterà, situazione che non si ripeterà per la mostra personale alle Riva, perché il professore rimanderà continuamente questo quest inizio per cui la data stabilita poi viene slittata a febbraio. E di conseguenza la regina non verrà la seconda volta. Ma siccome si parla di poeti e c'era l'abitudine di considerarli poeti laureati, e il poeta laureato veniva laureato dal, da un'accademia o da un monarca. Per cui a me diverte pensare che la regina Elisabetta abbia laureato Carlo Scarpa come poeta. Vediamo se trovo le frecce. No, questa no. Eh, adesso io cercherò con una certa fatica, perché l'argomento non è facile, di mostrare o dimostrare come eh, questa architettura di Scarpa è un'architettura poetica, cioè un'architettura che è una ricerca paziente della massima espressività delle forme. Eh, Scarpa, quando io lo frequentai, non, raramente diceva questo è bello, questo non è bello, parlando di quello che andava facendo. Questo è eloquente, questo è espressivo, quasi come se si trattasse di un discorso più che di forme vere e proprie. Qui lo vediamo appunto alla mostra, mentre sta lavorando per l'allestimento del Riba, della personale a Riba, è una mostra divertente, anche molto piccola, ma molto eh, di alta qualità, in una saletta che aveva disegnato Alan Yelvin, che è il, la testa di ponte a Londra degli amici di Carlo Scarpa assieme a Stefano Buzzas e in quell'occasione, siccome eravamo in austerity e forse ci stiamo cascando anche noi adesso, dovevamo arrangiarci per conto nostro con dei generatori di corrente esterni e abbiamo fatto l'allestimento materialmente noi, diciamo io e, e, e i due architetti inglesi perché non c'erano più aiutanti, non c'era personale che ci aiutasse. Allora, dove? Scusami ma le frecce. Ah, benissimo, scusa. Eh, questa è la personale, la Domus Conestabilis a Vicenza, quella che ha citato eh, Mauro Pierconti prima. C'è la signora Brion eh, che parlava di Scarpa come il mio architetto: ogni committente considera che l'architetto sia suo personale. E la signora Brion era particolarmente fiera che Scarpa fosse il suo architetto. In primo piano una inquadratura alla Eisenstein, alla Ivan il Terribile, ma non era terribile, c'è l'Avvocato Gallo che, era, che fu anche Presidente della Corte Costituzionale. Qui siamo all'ultimo anno di vita di Carlo Scarpa, all'Accademia di Concordi, perché Scarpa, sapendomi Rodigino o Rovigotto, se vogliamo eh, dircela così un po' eh, alla Polesana, eh, mi disse ma avete un... Pittore straordinario, Rovigo, come mai non fate una mostra? E questo pittore era Mario Cavalieri, che io naturalmente non conoscevo. Ne parlai con il presidente dell'Accademia dei Concordi di, tempi, di quei tempi che era l'avvocato De Gang, e finalmente si fece la prima mostra di Mario Cavalieri, che essendo un pittore ricchissimo, ricco di famiglia proprio, non aveva mai avuto bisogno di vendere i suoi quadri e di conseguenza non li aveva mai promossi particolarmente. Eh, aveva l'atelier all'Hotel de Roussy, in una dépendance dell'Hotel de Roussy, per cui si capisce già che sito sociale aveva. E dopo se ne andò in Francia, a Peilubert, perché eh, iniziavano, non erano ancora iniziati, i, le persecuzioni razziali, perché Cavaliere era ebreo. E Scarpa mi disse: Dovete farla questa mostra, e si divertì moltissimo. E questo fu l'ultimo anno di vita di Scarpa, perché fu il 1978, e mi accorsi che Scarpa, quando allestiva una mostra, vedeva tutto sotto specie di questo pittore che, del quale allestiva la mostra. Per cui se andavamo a mangiare in una parte diceva, vedi quella è una donna di Cavalieri, quello è un personaggio di Cavalieri, e io non mi ero reso conto che effettivamente poi guardando i quadri, molti rodigini assomigliavano a figure di Mario Cavalieri. Qui siamo alla tomba Brion al memoriale. L'abbiamo ribattezzato in questa maniera per togliere questa ipoteca un po', un po triste. C'è l'impresario Bratti e il professore. Siamo d'estate qui. Stanno mettendo in opera a dimora. La pianta che è davanti ai Propilei, naturalmente era luglio, era caldissimo, il professore diceva 5 cm più in qua, 2 cm più in là ed era una zolla di un metro cubo di, di terra per cui il, gli operai erano furibondi, ma imperturbabile, continuava a dare queste indicazioni. Questo è il manifesto della, mostra, della comunicazione della conferenza che Scarpa fece all'Accademia del Bildenden Kunst a Vienna. Eh, che appunto ha qualche analogia, o almeno la mia ha qualche analogia con il tema che trattò. Scarpa: nel senso che il titolo era Può l'architettura essere poesia? E infatti lui si cimentò magistralmente, anche schizzando su un grande foglio di carta a carboncino. Eh, si cimentò nell'esprimere e nel raccontare quando l'architettura poteva essere poesia. Nel mio caso, non ho la presunzione di spiegare quando l'architettura può diventare poesia, ma eh, solo perché, e vorrei che forse questo restasse, perché abbiamo bisogno di poesia di questi tempi di privazione, come dice il poeta. Allora io mi sono dato il compito, eh, c'era una premessa che forse è divertente, che volevo fare, e. Quando io andai per la prima volta dopo le occupazioni sessantottine agli UAV eh, di architettura eh, ero abbastanza disperato perché io non eh, capivo perché si dovessero uccidere i padri e questa rivoluzione sessantottina era a tutti gli effetti una dichiarata volontà di uccidere i padri per eh, rinascere in un'altra forma. Ma siccome venivo da una famiglia piccolo-borghese, i miei lavoravano, facevano fatica a mantenere mie, me e mie sorelle all'università, trovavo abbastanza inspiegabile che ci fosse questa volontà di eh, sovvertire eh, l'ordine all'interno della facoltà di architettura. Per cui decisi per Carlo Scarpa che non era agli inizi della mia iscrizione ad architettura l'astro che volevo guadagnare, perché era un corbusieriano rigoroso, e andai però dopo alla fine, siccome era verso la fine della conclusione dei miei studi, eh, abbastanza disperato di non aver ancora incontrato un architetto durante il mio cursum studiorum, decisi di andare a, ad Asolo, chiedendo se eh, mi avrebbe fatto da relatore. E il, il tema della mia tesi di laurea che avevo già iniziato erano delle case popolari a Monselice, una cinta muraria, una nuova cinta muraria di Monselice, e temevo fortemente che l'argomento avrebbe, avrebbe avuto poco appeal per Carlo Scarpa, perché la sua raffinatezza e la qualità del suo disegno eh, sembrava collidere con quest'idea di fare delle case per operai, per il popolo. No? E invece, a parte che mi accorce subito con molta eh, familiarità e semplicità, cosa che mi stupì perché gli studenti ne avevano visti molti. E quando passamo poi ad analizzare il progetto si passò anche a parlare evidentemente dei componenti di questa architettura e si passò a parlare delle porte delle case popolari, al che il professore disse sì, bisogna farle molto robuste le porte delle case degli operai. Io ho detto ma professore non è che gli operai abbiano dei grandi capitali, grandi che abbiano bisogno di, di, di scrigni, di porte. No, no, dice, adesso te lo spiego, dice, guarda, un borghese normalmente può anche fare le corna alla moglie e la moglie può darsi che abbia anche degli amanti. Quando vengono a saperlo si ritrovano a mangiare col tintinnare delle posate e nessuno dei due urla o protesta perché tutti accettano questa situazione. Ma se invece l'operaio, che forse non ha neanche un amante perché non può permettersela, torna ubriaco dall'osteria, ha bisogno di una porta robusta perché per aprire la porta dà un grande calcio. In quel momento si alzò e diede un calcio a una sedia che volò nello studio. Io credo di aver capito di più di, del carattere di una casa per operai in quel momento che di tanti libri di architettura. Allora. Io cerco affanosamente anche ingenuamente, se volete, di darvi conto della confessione creatrice di Carlo Scarpa. Ho chiamato confessione creatrice l'iter progettuale che Scarpa fa per arrivare a un risultato finale, e cioè a licenziare un'architettura. Noi siamo abituati, o ci hanno abituato le riviste, a vedere questi grandi questi star, questi archistar, che con uno schizzo sintetizzano il loro, eh, la loro architettura e tutti restano strabiliati nel vedere che in questo schizzo c'è tutto, c'è tutto quello che poi vedremo. No? In effetti questi schizzi sono fatti dopo che è stata realizzata questa architettura e dunque se vogliamo è anche una truffa questa. Io che lavorai, come ha ricordato Mauro Pierconti, all'ultima fase dell'ospedale di Venezia, eh, ricevetti la confessione di Guglielmo Giuliano della Fuente che era l'assistente di e che poi ha ricevuto il compito della prosecuzione del progetto e Guglielmo mi disse sai quando siamo venuti ad Architettura nel 64, non mi ricordo bene, a presentare il progetto dell'ospedale all'IUAV Corbusier in aeroplano si è messo a fare gli schizzi preparatori dell'ospedale e aveva il plastico dietro la schiena. Questa è una confessione divertente ma fa il paio con quello che prima dicevo. Allora, documentare questa confessione creatrice come la chiama Paul Clay e cioè questi passi che fa faticosamente, pazientemente l'architetto per raggiungere un'espressività delle forme può essere di qualche interesse. Ho scelto solo tre eh, fabbriche, tre manufatti della tomba Brion perché non, il tempo non ci consentirebbe di studiarli e di approfondirli tutti. In alcuni casi, come per il Tempietto, ci sono circa 800 disegni, per cui sarebbe estremante e impossibile darne conto eh, in un'oretta in un di, di incontri. E parliamo del muro di cinta. Allora, parso da, inizio da alcuni schizzi preparatori. Eh, non so se sapete, mh, grosso modo, qual è la genesi eh, dell'acquisto del terreno che i Brion ha, mh, presero a San Vito di Altivole. Ma brevissimamente, la famiglia Brion aveva eh, fermato eh, 68 metri quadri all'interno del cimitero di paese. E, mh, e lo acquistarono, ebbero questa concessione, ma eh, Ennio Brion disse ma mh, siccome quest'area quest è sul muro est, che non sia il caso di comprare anche una L di terreno, lui lo chiamava rispetto autostradale, e cioè i 25 metri fuori dalle mura del rispetto autostradale. E, e, e comunicarono a Scarpa che avevano i 68 metri quadri, che sono restati inedificati perché è l'unica parte della, della tomba Brion del memoriale che non, è, che non ha nessuna costruzione, e però si aggiunsero altri 2200 metri quadri. Allora tutto il programma della tomba Brion è un programma che a noi sembra abbastanza naturale, ovvio, visitandola, c'è la chiesa, c'è la tomba dei, eh, dei signori Brion. C'è la vasca d'acqua, c'è la tomba dei parenti, però invece tutto il programma è frutto di un faticosissimo lavoro di appropriazione dell'area. Questo è un, uno dei primi schizzi, è tagliato, manca una parte. È questo cubotto che forse. Come faccio a segnare? No, è passato in. No, volevo segnare una, una cosa. Ah, no, sì, ecco, bellissimo. Ah, eh, eh, questo cubotto corrisponde ai propri lei, cioè all'ingresso attuale del, del cimitero, e questo è il viale che Scarpa conferma e che confermerà anche negli primi schizzi. Eh, brevemente, eh, questa costruzione strana, questa costruzione, questi due eh, grandi eh, solette eh, litiche o di calcestruzzo che si impennano, che crescono, eh, sono il primo, la prima idea che Scarpa eh, mette in gioco per, per, eh, per la tomba Brion. E a me viene in mente la parola latina tumulus, che è rigonfiamento: eh, cioè tutto il muro di cinta e gran parte delle idee che Scarpa sviluppa all'interno della tomba Brion provengono da questa nozione di tumulus, che è poi noi abbiamo sempre riferito a una sepoltura ma che sta a significare che c'è un rigonfiamento perché nel terreno eh, c'è qualcosa che è altro del terreno e che appunto ha, ha provocato questa, questo rigonfiamento. E questo tumulus può trovare evidentemente riferimenti nell'architettura etrusca, qui siamo a Popolonia, eh, Scarpa all'inizio cominciava a rovistare nella sua memoria per cercare tutte le immagini che potevano aiutarlo a incastrare, a immorsare queste idee che man mano veniva. E qui siamo in uno studio preliminare e lo si vede parzialmente, ma quello che voglio farvi notare, che è abbastanza stupefacente, che io non, non, non credo di aver notato o che sia stato messo in evidenza da qualcuno, questo muro di cinta che noi conosciamo per un muro inclinato di 60, gradi, abbastanza inedito, eccetera, originariamente era un muro che era inclinato verso l'esterno dall'interno, cioè esattamente all'opposto di come è attualmente. E infatti questo particolare qui mostra che c'è una gradonatura, che il muro di cinta, che poi tra l'altro qui nella vasca d'acqua, dietro il padiglione, è verticale. È appunto eh, era pensato come un muro che si apriva. E questa è la di, di primi appunti della tomba dei familiari e anche qui si vede che questa tomba dei familiari che mantiene concettualmente questa idea di scatola, di casa che è ruotata, si appoggia ad un muro di cinta che si apre. Cosa vuol dire? Vuol dire che Scarpa mh, appunto accoglie l'idea di tumulus, cioè di rigonfiamento, e pensa che questo sigillo che nascondeva questo tumulus, queste, questi muri, si stanno scoperchiando. Però decide che non è giusto mostrare l'operazione alla fine, al compimento, cioè allo scoperchiamento totale, ma è più eh, interessante, più plasticamente emotivo, eh, mostrare questo muro che come Mario Brunello ha chiamato un muro esitante perché non è né aperto né chiuso sta aprendosi lentamente e scarpa sceglie questa particolare è quasi uno scatto fotografico se vogliamo in cui il fotografo deve decidere qual è l'azione più significativa l'immagine più significativa per descrivere quell'azione qui siamo a, sul muro a nord con la cappella dei Parenti, qui siamo già dopo le operazioni di prendersi cura che sono state completate recentemente. E, e qui è chiaro che non era una stranezza, non era una volontà di, di far qualcosa di inedito da parte di Carlo Scarpa, ma il fatto eh, che lui voleva rappresentare, secondo me, era esattamente che c'era qualcosa che sorge dal terreno e infatti il terreno interno della tomba Brion è 50, 75 cm più alto del terreno esterno, e cioè è come se emergesse per effetto di un sollevamento. E addirittura all'interno, se vediamo questo muro, il, il terreno è contenuto all'interno di una cimasa di calcestruzzo come se fosse indipendente dal muro stesso proprio perché sollevandosi non poteva essere solidale con muro stesso. E, tornando indietro, ma brevissimamente, queste grate che em, conoscete chiaramente e che eh, raccordano i due, le due pareti d'angolo del, della parete est e della parete nord, eh, sono un ideogramma cinese. E se avete uno smartphone e voi... Digitate double happiness, doppia felicità. Vi accorgete che è esattamente un ideogramma cinese che vuol dire matrimonio. Dove abbia capito o deciso per questa forma Carlo Scarpa è difficile, probabilmente. Lui allestì una mostra a Palazzo Ducale di, di arte cinese. Può darsi che l'abbia intrigato questo ideogramma, che è molto gradevole, ma resta il fatto che se sviluppiamo questa. Questa semipiramide otteniamo esattamente l'ideogramma Double Happiness. Eh, continuando, allora qui ehm, il, il terreno è sollevato e c'è appunto questo bordo. Eh, il terreno ha eh, l'altezza del, del muro, è tale che eh, corrisponde all'altezza media del, dell'occhio di una persona che è in piedi all'interno. In effetti Scarpa voleva, l'ha raccontato più volte, voleva selezionare il paesaggio, voleva togliersi di torno eh, le, le costruzioni più recenti, che non apprezzava, e, e attingere solo la parte più alta del paesaggio con le colline di Asolo, con il, con il Campanile, la chiesa di San Vito e così via. Questa intenzione è un po' vanificata dal fatto che eh, il muro mantiene questa funzione se sono vicino, ma quando mi allontano si abbassa prospetticamente e di conseguenza mh, vengono ad apparire anche le altre cose che Scarpa non voleva che si, si vedessero. Eh, passo all'arco gli argomenti sono muroricinta, arco e padiglione sull'acqua per motivi di tempo. Eh, L'arco è una architettura che ci viene tramandata dalla, dalla tradizione paleocristiana, è un sistema di sepoltura presente nelle catacombe per gente di rango più elevato, per gente di rango superiore, mentre chi, era, chi non aveva questi ranghi si doveva accontentare di qualcosa scavato nel, nel tufo nelle catacombe. L'arcosolio, appunto, nella tradizione è una sepoltura a forma di arco decorata con eh, affreschi o con mosaici e nella catena diciamo orizzontale dell'arco veniva posta la sepoltura. Eh, C'è un fatto non esistono, a mio, eh, per quanto io conosca, arcosoli attraversabili. Nel caso di Carlo Scarpa, l'arcosolio è una forma d'arco attraversabile. Molti l'hanno anche interpretato come un ponte, eh, ma potremo vedere eh, più avanti, caso mai qualche ragionamento. Le due piante che vi mostro sono eh, quelle in bianco e nero, la, foto, la fotografia del modello che Scarpa mostrò ai signori Brion perché approvassero il suo progetto e dessero il via al cantiere, e l'altra invece è l'esbuilt con delle annotazioni in rosso che ho fatto io per, per certi motivi, per distinguere le parti, l'esbuilt e cioè quello che è stato costruito, cioè Scarpa, alla fine nel 1974, su richiesta della signora Brion, eh, licenzia una plaquette, un piccolo volume, eh, con 19 fotografie all'interno, una custodia in color carta da zucchero e due anelli che si intrecciano. E allega a questa plaquette una planimetria piegata in quattro, che è appunto una esbilt, cioè così come Brion è stato costruito. Se si eh, raffrontano le parti eh, del, del plastico che ora è al Victoria and Albert di Londra perché Scarpa lo donò nell'occasione della mostra del Riba, con quello che è stato costruito ci accorgiamo che le, le singole parti sono molto diverse. L'arco solio è molto più massiccio nel plastico di, eh, del Riba. Eh, il muro di cinta invece è, è, è più o meno quello che, che abbiamo visto realizzato, così pure è più o meno quello che è stato realizzato eh, per quanto riguarda la cappella dei parenti. Non è così la chiesa, anche se è quadrata, ma non ha questa forma. Non è così questa parte qui della sagrestia del portico. E ci sono anche variazioni interessanti, importanti per quanto riguarda il tunnel che conduce dai propri lei o verso l'arcosolio o verso il padiglione sull'acqua eh, addirittura eh, questo tunnel nella intenzione originale di Carlo Scarpa eh, cadeva nel vuoto cioè nell'acqua non c'era la passerella che abbiamo noi adesso per entrare nel padiglione sull'acqua che appunto si vede invece nell'esbuilt finale e, questo per dire che Qualsiasi architetto, dico qualsiasi per tirarmi dentro anch'io, dopo aver fatto la fatica di comporre un, un programma architettonico così complesso e così difficile, si sarebbe accontentato di prendere le singole parti, di ingrandirle e di fare gli esecutivi di ogni parte. Ma Scarpa non ha questa caratteristica e ogni parte la riprende in mano, la ristudia e se non lo soddisfa la... Mh, Allontana il più possibile il momento in cui deve licenziarla perché sente che non è ancora eh, adatta, eh, adeguata al compito che lui voleva eh, destinare. In particolare l'Arcosolio è una delle fabbriche, ma così anche tutte, direi, anche la chiesa, eccetera, ma l'Arcosolio, in particolare, è una fabbrica che lo ha. Messo in una situazione di grave ansia, l'abilità, è stato un rovello. Ed è stato un rovello perché? Perché se lo vediamo in questa immagine ci accorgiamo che è una costruzione molto massiva, molto ingombrante, molto grossa, molto eh, sgradevole. E invece sappiamo poi che si sviluppa in una specie di foglia che si appoggia sul sul prato, del, del brion, che ha determinate caratteristiche. Tutta questa ricerca per rendere leggero e, e accettabile l'arcosoglio è documentata in circa 200 studi e schizzi vari. No? Io ve ne faccio vedere alcuni, e questi eh, sono ingrandimenti di... Le tavole di Carlo Scarpa sono tavole piene di appunti, di annotazioni, di, per cui questa contiene... È parte di un cartone in cui, eh, di cui vi faccio vedere solo alcuni, alcuni particolari. E si vede questa grande struttura perché Scarpa si rendeva conto che per superare questi 9 metri di luce che, di cui aveva bisogno eh, doveva dare un certo spessore in altezza a, questa, a questo manufatto. E questo spessore era dell'ordine dei 70-80 cm che lui trasferiva su tutta la profondità. Dell'arcosoglio, e cioè sui 2,50 m e passa che erano necessari perché l'arcosoglio coprisse i due sarcofagi sottostanti, altrimenti non sarebbe servito a nulla evidentemente. No? E allora questo è il disegno della richiesta di permesso di costruire al comune di Altivole, e di nuovo si ripete questa figura estremamente massiva, però c'è già un'accentuazione uno studio ulteriore che è quello dei due sarcofagi che non sono verticali, non sono dei prismi verticali, ma sono inclinati. E questo è un disegno che precede il precedente, quello che vi ho fatto vedere, che appunto mostra questa massività estrema dell'arcosolio, massività che Scarpa cerca di eh, alleggerire con forature, con grigliati, con fioriere ed altro. Eh, L'ho mantenuto sia perché è un disegno che era stato portato avanti molto, cioè quasi a livello esecutivo, e, e perché mostra ancora i due sarcofagi verticali, e Scarpa di come dei soldati in piedi, non, funziona, non funzionava, sembravano dei soldati in piedi. Ma soprattutto perché in questo disegno eh, si vede che il, il piancito, l'area che è lenticolare sotto l'arcosolio è mh, allagato, c'è cioè dell'acqua. Eh, al che il, eh, quando ne parlò con Ennio Brion disse: Ma no, professor Sebagnemo, non, non possiamo avere questa, anche l'acqua. No? E Scarpa rinunciò a quest'acqua, ma non rinunciò completamente, perché eh, l'arcosolio, ma credo anche tutta la costruzione della tomba Brion, si potrebbe sintetizzare con i versi che Scarpa ripeteva. Spesso e continuamente di Paul Valéry che diceva Le don de vivre et a passer dans les fleurs, il dono della vita è passato nei fiori, e lui aveva bisogno di un'acqua che sgorgasse, che si incanalasse e che andasse da qualche parte. E per cui però è costretto a rinunciare a questa presenza effettiva reale dell'acqua, che però farà rientrare in altre, in altre maniere. Altri studi, eh, sempre particolari di e sempre questa, questi conati, Scarpa chiamava i tentativi infruttuosi conati, era un termine molto duro ma abbastanza eloquente per dire che insomma, ha fatto fatica ma non è arrivato a nulla. E altro conato, qui già si affinano i due sarcofagi, l'arcosolio comincia a diventare poroso, ci sono... Eh, come si dice, delle vasche di fiori, eh, dei fori, viene l'acqua, ci sono figure eh, dolenti, e Scarpa cercava anche di popolare i suoi disegni in modo da trovare nel, nei visitatori che disegnava la motivazione di licenziare o meno quest'opera. No? Però mh, neanche queste belle ragazze che lo frequentano lo tranquillizzano. A un certo punto eh, rientra, io ero presente a San... Ad Asolo dicendo ho risolto l'arcosoglio. Ah, dico, bene, professore, che cosa. Dice, ho pensato di concentrare tutta la struttura nell'asse dell'arcosoglio dell cioè di fare quattro travi pareti al centro e poi di lanciare delle ali attorno. Allora le travi pareti al centro saranno quelle che assolvono il problema di superare la luce di 9 metri, mentre le ali risolveranno il problema di dare. Ehm, Ricovero e copertura ai, ai sacelli sottostanti. E effettivamente questa fu una direzione molto fruttuosa perché fu quella che poi diede l'esito positivo del, della, della macchina. E questo è un disegno quasi finale, praticamente, è un disegno molto bello, ma anche molto complicato perché mette assieme eh, sia un prospetto. In questa parte qui, vediamo prospetto, sia una sezione che in questa parte qui. Ma Scarpa era affascinato dai trasparenti di anatomia, e cioè da questi album di anatomia che giravano anche tra i bambini, eccetera, in cui si poteva eh, esplorare un corpo umano girando le pagine, vedendo che gli organi si sovrapponevano uno all'altro, perché era interessato a capire le interferenze o le le giuste posizioni corrette che gli organi avevano eh, nel momento in cui erano tutti compartecipi dell'opera. E allora eh, gran parte delle sue architetture sono disegnate sia in prospetto sia in trasparenza. Qui vediamo l'esito finale, vediamo anche gli appoggi che lui decide di fare, e vediamo questi grandi rostri che lancia lateralmente pensando... Ingenuamente, ma altri strutturisti hanno detto che, mi hanno detto che aveva ragione, che questi rostri a sbalzo avrebbero eh, alleggerito la spinta dell'arco. Eh, Maschietto, l'ingegnere Maschietto che lui utilizzava per eh, il calcolo statico, diceva no, no, professore, io l'ho calcolata come una trave a ginocchio. Se gli, piace, se gli piace che ci siano questi rostri, li tenga pure, ma non contribuiscono eh, strutturalmente al, al funzionamento dell'opera. Fatto sta che formalmente, visivamente e forse anche strutturalmente eh, questi due rostri danno completezza a, questo, a questa nuova figura, a questa nuova architettura, perché sono poi innestati in certi nodi eh, eh, all'estremità che eh, rendono ragione eh, del, della forma uh, fisica di questa nuova, di questa nuova architettura. Eh, questo è l'intradosso della volta. Eh, dicevo che molti hanno interpretato l'arco come un ponte. Io credo che si possa anche interpretare come un ponte, evidentemente, è un collegamento tra due entità. Ma è certamente una camera nuziale molto ricca perché i due, i due coniugi Brion restano sotto questo cielo musivo. I mosaici sono mosaici particolari. Scarpa farà fare dei mosaici con una foglia d'oro retrostante al colore, per cui diventano catarifrangenti, diventano captatori di luce e anche nelle ore più, eh, più buie o nell'affievolirsi della luce del sole, questi mosaici rimandano luce perché appunto hanno questa eh, parte retrostante in, in, in oro. E dunque io penso che sia una camera nuziale, che sia una camera eh, degli sposi. Vi accenno a un, mio, eh, a un mio episodio, Scarpa mi chiese: ma tu da che parte dormi eh, a casa tua? E io ero imbarazzato e gli dissi: Ma io dormo alla... guardando dalla testiera, dormo a destra e mia moglie dorme a sinistra. Il, I due coniugi Birion sono esattamente in quella posizione. Non perché abbia preso per oro colato quello che gli ho detto io, perché probabilmente ha constatato che c'è una prevalenza di questa, di questa posizione. E lui decide che Giuseppe Brion sarà alla destra, guardandola dai piedi, e Leonorina Brion sarà a sinistra. Peraltro, nelle tombe etrusche, nei sarcofagi etruschi, è molto più frequente questa posizione. Gli etruschi dicevano che. La donna non voleva mostrare il cuore all'uomo e dunque aveva scelto quella posizione, ma queste qui sono probabilmente letture, eh, come si dice, forse omisogene o maschiliste se vogliamo. Queste sono fotografie fatte all'epoca durante la costruzione di questa macchina strana, si vede un rostro in primo piano e le modine che danno l'andamento di questa discesa. Eh, Ehm, verso il, il piancito, verso la lente dei, dei sarcofagi. La quota dei sarcofagi è la quota del terreno eh, circostante, cioè della campagna, mentre la quota che noi percorriamo andando a Brion è eh, più rialzata di 75 cm. Per effetto di questa eh, idea, che io credo che sia legittima, di considerare questa una specie di epifania, questo questo emergere della terra, della terra, questo connotare questo luogo come luogo sacro e come tumulus. Questo è l'arcosolio, così come è venuto fuori dopo le pulizie e i restauri vari. Si potrebbe aprire un capitolo sulla parte le difficoltà e i risultati dei restauri, ma casomai, se volete, ne parliamo dopo. I due sarcofagi di, di Giuseppe e per quello che ho detto prima, questo è Giuseppe e questa è Onorina, vedendoli da questa parte evidentemente, eh, sono eh, deformati eh, romboidalmente, no? non sono dei prismi retti, non sono dei soldati che restano in piedi, ma appunto hanno questa deformazione e il, la base dei due sarcofagi è addirittura lenticolare a suggerire, dopo in effetti l'appoggio è, è piano, a suggerire una possibile inclinazione e attrazione dei due sarcofagi. È una indicazione poetica che potrebbe essere letta in maniera eh, critica, e cioè, ma come mai una, una cosa così stupida, eccetera, oppure di grande valore eh, e di grande sensibilità. Scarpa mimava anche, lo fece a, a Vienna, dicendo: Ah, Onorina sei anche tu qui, mi sembra che potrebbero dialogare. E, ed è, io trovo anche commovente, che lui si immedesimasse in questa situazione familiare, in questo amore tra i due, perché mh, aveva raccolto dalle indicazioni della vedova e dalla conoscenza che aveva avuto di Giuseppe Brion una grande affetto e una grande familiarità tra queste due persone. E questi sono i due sarcofagi, qui si legge piuttosto bene la, la forma lenticolare. E poi c'è una corsia e c'è una stola di scacchi bianchi e neri che collega i due, non so se la vedete, e questa qui che corre è collegando i due, i due sarcofagi. Questo è la, il sarcofago di Onorina Brion. Non capisco e non so darvi una spiegazione perché non ci siano le date di nascita e di morte, ma forse era un vezzo femminile che lei ha preferito. Non specificare mentre quella del marito di Ennio ha le date di, di nascita e di morte. Eh, si vede qui questa stola eh, di scacchi bianchi e neri, qui si potrebbe discutere ma, eh, o fare qualche ragionamento, e, e si vede come questa figura è estremamente leggera. Eh, io ho una parola che credo che possa essere attribuita o con cui si possa descrivere. Eh, questo memoriale è sereno, è un luogo sereno. Sereno vuol dire secco, vuol dire privo di nubi, vuol dire eh, di una visione delle cose eh, senza affanni e senza ehm, turbamenti, anche se l'argomento effettivamente è molto difficile. E, qui allora vedete la stola e poi vedete un particolare che pff, probabilmente notano poche persone, che sono queste quattro caritoie dell'acqua. Eh, sono un idraulico le chiamerebbe Pilette volgarmente Pilette. Però scarpa disse anche a Vienna: dice, Mi sembrava che fosse giusto disegnare anche queste cose, e cioè che non si dovesse andare da un magazzino edile per comprare questo, questo oggetto. Eh, però sono pilette strane, perché io me ne ruberei una volentieri e ne hanno anche. Hanno anche cercato di rubarne e poi Zanon ha trovato un marchio ingegno per cui è molto difficile tirarle fuori. E perché sono due chiavi incrociate. Non so se leggete le due chiavi, una chiave è questa e questa è un'altra chiave. E qui chi vuole si può scatenare a pensare di chi sono queste chiavi e chi le ha. Ma è importante il valore che scarpa dà all'acqua perché l'acqua poi risorgerà. In un, più avanti, in un canale che eh, trasporterà l'acqua verso la Grande Vasca. E dunque la citazione di Paul Valéry: Le donne vivere Vivre a Passer dalle les Fleurs è eh, rappresentata in maniera eloquente anche da questo, fa da questo fatto. E qui vi mostro due tombe, due sepolture che sono diametralmente opposte. La prima è la tomba di Luigi XII, mi pare, di Anna di Bretagna, eh, così come li potete vedere a Saint-Denis. Il sepolcro è una eh, costruzione architettonica e scultorea straordinaria, è un caposaldo dell'arte dell funeraria. Rinascimentale, perché i due monarchi, marito e moglie, sono in questo registro superiore, sono inginocchiati e sono vestiti fastosamente, vengono rappresentati nel loro essere monarchi, e cioè nella massima splendore. Il registro inferiore invece dimostra morti, defunti. Eh, Luigi XII è anche sofferente, credo che muoia abbastanza giovane per delle malattie. Anna di Bretagna conserva la sua bellezza perché era una donna di grande bellezza. Però il particolare agghiacciante è che le, le, i corpi sono sezionati e sono stati svuotati dai visceri. Ed è una rappresentazione della morte che è eh, l'horror mortis, cioè il, il voler mostrare come eh, chi era in, nel registro superiore ed era nella massima splendore e potenza, poi si riduce per effetto della, mostra, della morte. Questi due sepolcri invece, questi due coperchi di sarcofagi etruschi, secondo me sono più vicini alla concezione che scarpa della morte e, della, e del significato che si può dare a questa vicenda. Sono due coperchi che purtroppo sono stati portati a Boston. Che erano avulci, eh, sono una coppia giovane eh, che si guarda amorevole e una coppia invece più anziana, forse sono i genitori di questi, di questi più giovani. E eh, il Panovski, che ha studiato molto l'architettura e la scultura funeraria, chiamerebbe prospettiva questa. Visione della morte, e cioè il mostrare una morte, un post mortem che prosegue prospetticamente, prospettivamente, in una continuazione della vita nell'amore coniugale. E una, scusate, e una invece visione regressiva, rappresentativa di questa, che tende a mostrare i defunti come erano nel loro splendore, ma senza dare spiegazioni di dove potranno diventare o di cosa potranno diventare. Io credo che, che Scarpa avesse più, è una mia opinione evidentemente, più vicina a questo tipo di, di pathos, di simpatia, di amore per questo tipo di visione di una vita che è stata felice e che forse può anche tornare ad essere felice. Passo al padiglione sull'acqua, che è un edificio yeah, anche lui abbastanza... Abbastanza insolito, guardo l'orario. Per... <ride> Ed è, è un po' complicato. Eh, allora, eh, questo blocco in calcestruzzo che vediamo ancora prima che lo pulissimo e che lo eh, rendessimo un po' più aggabile, non saprei come dire, insomma, meno meno, meno magagnato, eh, eh, è subito fuori dal, dalla lente del, dell'arcosolio e da queste due tazze, una secca e una invece rigogliosa, nasce il, il canale, il ruscelletto che passa davanti ai propilei e poi si riversa nella grande vasca. L'acqua in Brion è in molte parti, c'è attorno alla chiesa: io non, non ho portato la chiesa perché avremmo fatto notte, come si dicesse. Se avessimo trattato anche quell'argomento, ma quello che è importante è che eh, la grande vasca dove c'è il padiglione, e questo è ancora prima di, di essere restaurato. La grande vasca scarpa la voluta con un fondo scuro, con un fondo impenetrabile. Mentre la vasca che gira attorno alla chiesa ha una soletta di calcestruzzo, per cui si può vedere il fondo del, di questa vasca. Qui scarpa volle, ha voluto una vasca con una profondità non effettiva e anche profonda perché sono più di 3 metri ma proprio che fosse una, 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 un, un segno scuro e imperscrutabile ci furono molti problemi perché a San Vito di Altivole c'è un terreno alluvionale che sono circa 100 metri di eh, ghiaia e questa ghiaia è drenante evidentemente per cui il non fare una soletta ha comportato di inventarsi qualcosa che consentisse che l'acqua non se ne andava via, Scarpa lamenterà che eh, menemo l'acqua ma va sempre via, insomma, e, e la signora Brion e poi Spendery Skey, c'è una citazione proprio di, 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 questa, di questa vicenda. E poi finalmente, eh, non so chi, ma o, o in che maniera, eh, lo consigliano di fare una lente di argilla di 60 cm e questa lente di argilla assolve al compito. Infatti ehm, che se, se noi eh, cerchiamo o scaviamo nella, nella, vasca, nella grande vasca troviamo che c'è uno strato di argilla, un tappo di argilla che con l'acqua si gonfia e dunque ehm, migliora la sua tenuta. Eh, qui appunto c'è eh, questo rivolo d'acqua che eh, si indirizza verso il padiglione eh, sull'acqua ed è eh, il secondo itinerario possibile all'interno della tomba Brion, perché noi saremmo entrati da dove vedete questa manina qui, attraverso i due anelli, i famosi due anelli, e abbiamo deciso di scegliere questa strada, che Scarpa stesso ci ha consigliato, perché all'interno di questo edificio noi troveremo una scala per salire dalla quota del, del cimitero ai più 75 centimetri, ma questa scala la troviamo spostata tutta sulla sinistra, inspiegabilmente perché il vano è perfettamente simmetrico e non si capisce perché si faccia una scala tutta slittata da una parte ma credo che io fui uno dei primi a notare questa cosa perché eh, di solito si, si fa velocemente questo percorso si sale e mi sono fatto l'opinione che Scarpa ha voluto dare un'indicazione di percorso molto precisa cioè di dire iniziate a visitare questo luogo incontrando gli affetti più cari, e cioè il padre e la madre. Io ormai chiamo i Brion in questa maniera, non perché abbia rapporti evidentemente di, di familiarità in questo senso, ma perché va letto in maniera eh, analogica tutta la questione. Cioè si parla della, di due genitori che sono morti, si parla di familiari che sono morti, si parla di una comunità che si riunisce nella Chiesa. E dopo il fatto che eh, questi genitori siano occasionalmente i signori brion è un fatto di cui li ringraziamo perché ci hanno regalato questo monumento ma che eh, non toglie non aggiunge nulla al fatto che tutto il ragionamento il benessere che noi o il beneficio che noi possiamo ricavare da questa architettura eh, riguardi anche noi in prima persona allora ehm, ehm, Faccio sempre un breve passaggio sui disegni eh, preliminari di progetto. Vediamo che questo è l'arcosolio che è irri... come si... irriconoscibile in questa, in questa visione. Vediamo che c'è ancora l'acqua attorno perché è un disegno che appartiene al primo periodo. Poi c'è l'idea che da, da questo bacino d'acqua ci sia un rivolo d'acqua che si incanala verso la grande vasca. Vediamo che c'è una passerella pensile sull'acqua e poi che c'è il padiglione, che è un padiglione a 10 gambe, a 10 colonne, mentre noi sappiamo che quello che c'è attualmente è a 4 colonne. Vediamo addirittura che eh, il, i propilei, cioè questo ingresso che noi abbiamo percorso per entrare. Eh, se, se fosse questo che è indicato sarebbe eh, caduto nell'acqua, cioè non aveva collegamento con il padiglione, inspiegabilmente, perché al padiglione, secondo gli, i primi studi di scarpa, si sarebbe dovuti entrare attraverso questo camminamento sull'acqua. Vediamo questi disegni anche portati avanti quasi a livello esecutivo del padiglione, scarpa si rappresenta spesso assieme alla signora Brion quasi che voglia chiedere alla signora Brion che pare che vada bene il progetto e così via, ma quello che è interessante è questa, questa lama di luce che lui disegna e che entra all'interno del padiglione stesso. Questo è uno schizzo, uno dei primi schizzi in cui è rappresentato il padiglione questa volta a otto colonne, a otto gambe e con questo um, camminamento sull'acqua eh, perché non ha ancora deciso che arriverà invece lateralmente e da questo lato. Eh, perché decide di eh, non entrare in questa forma? Eh, le spiegazioni possono essere molteplici. Una potrebbe essere che se questo è un luogo di meditazione non si può meditare con un'autostrada davanti, cioè vedendo tutti quelli che, vengono, eh, che vanno e vengono. Per cui eh, lui decide di entrare lateralmente in maniera tale che chi entra nel padiglione, se io sono già seduto, eh, non mi disturba nella mia meditazione. Eh, il fatto poi che passi da 10 a 8 a 4 colonne potrebbe essere divertente, cercare una spiegazione. Eh, questo manufatto, questo padiglione che dovrebbe dare riparo dal, dalla pioggia e dal sole, è un rovello che Scarpa eh, districa eh, con una notevole fatica e licenzia solo alla fine. Il padiglione verrà realizzato quando tutte le altre fabbriche del cimitero erano finite. E, e cos era, in cosa consisteva questo rovello? Che Scarpa aveva imposto a se stesso un'altezza che era una proporzione che lui aveva calcolato che, era, che giocava bene in quella posizione dei 3,50 m e un livello inferiore che lui voleva che il padiglione mantenesse, tanto che in questo disegno più in basso si vede che la persona che è all'interno del padiglione, mi scuso ma non so pre come ingrandire per farvi vedere meglio, è all'interno di una specie di elmo cieco, e cioè se è dentro il padiglione e non riesce a vedere fuori e non riesce a vedere fuori perché Scarpa si impone, oltre all'altezza del padiglione, un'altezza dal bordo inferiore alla, al piano di calpestio di 1,50 m che è inferiore alla eh, visione di una persona in piedi. Perché Scarpa voglia obbligare le persone a sedersi per vedere e questo è. Credo il, il senso complessivo di questo padiglione. Allora questo disegno è lo stesso di prima, però è già cambiato perché ha pastellato tutta l'acqua, e cioè ha cancellato la corsia che portava al padiglione e ha aggiunto questa che poi è la, il camminamento che c'è anche attualmente per arrivare al padiglione stesso. E sta, Qualsiasi artista o architetto sa che sono più pericolosi, più difficili i limiti che ci si impone autonomamente rispetto a quelli che ci si trova di, a cui ci si trova di fronte progettando. E, e tutti vedendo questi disegni si, si chiedevano, si sono chiesti come mai fa questo tunnel che, che, che sfocia sull'acqua, che non ha possibilità di proseguire. E lui stesso si rende conto che era questa la soluzione, e cioè far proseguire il, il cammino fino uh, al padiglione cancellando questa corsia centrale. Allora, qui siamo già abbastanza vicini alla soluzione del padiglione sull'acqua, perché individua, io vi, non vi ho portato i passaggi intermedi eh, in cui passa da, da, 4 a, da, da, da 8 a 6 a 4 colonne. Ma eh, lui individua un motivo diciamo decorativo, ma io credo che sia di più che un motivo decorativo di, eh, di questa uh, costruzione di questa cassone eh, che è realizzata con tavole di legno. È un disegno che certamente Scarpa prende da Polclé e da certi studi di Cle e di morsatura di parti. E, però il risultato è che da qui a qui è 1,50 m e, e da qui a qui sono 2 metri e dunque l'oggetto è massiccio e non licenziabile. E il salto avviene in questo momento in cui lui si rende conto che può spezzare questi 2,50 m eh, facendo diventare una parte inferiore, eh, realizzandola in altri materiali, e cioè in plywood, in compensato marino, dipingendoli di verde, e poi organizzando. La grafica, diciamo, la composizione, il pattern del, del, della, della scatola eh, secondo una, una determinata maniera. Ma quello che è interessante dal mio punto di vista è che non era un problema, Scarpa non sentiva un problema decorativo, e cioè di eh, rendere filante questa forma, ma sentiva che. Il cassone solo, senza questi velari sottostanti, non rappresentava analogicamente il concetto che lui voleva rappresentare. Non l'ha mai espresso materialmente, ma se noi immaginiamo che questo cassone superiore siano delle circonvoluzioni cerebrali, in un certo senso, e infatti ci sono delle stecche di, di ebano che danno il senso di queste rotazioni delle parti, e se noi pensiamo che questa parte inferiore siano dei velari, io li chiamo mentali, che sono chiodati addirittura, no? ci rendiamo conto quanto sia importante sedersi per abbandonare le circonvoluzioni cerebrali e i velari mentali. E questo è uno dei disegni più famosi, è straordinariamente bello, secondo me ci si è popolato da, da presenze paniche, donne nude, probabilmente sono le tre del pomeriggio perché pensando all'inclinazione del sole che si vede in questo disegno dovremmo essere in quell'ora e si vede che qui la cosa funziona cioè funziona il cassone superiore funzionano i velari funzionano le gambe le quattro colonne che stranamente sono quattro ma sono spezzate e dunque tornano ad essere otto e questo numero 8 è un numero che ha molte valenze e diciamo che otto sono i i padri dei, della coppia che ha generato, cioè sono i nonni. Se voi contate eh, una coppia ha otto nonni. E questi, questi, questa genealogia delle, delle persone antiche eh, sorge dall'acqua, eh, eh, si sostiene una parte per un certo tratto. Il baldacchino superiore, che poi eh, si eleva per conto suo, ma qui mi sto lanciando in interpretazioni che sono eh, effettivamente eh, molto discutibili. Eh, questo è uno dei disegni finali. Qui si legge con chiarezza che le donne in piedi vedono poco dall'esterno perché i velari gli impediscono di, di guardare, eh, invece, che la donna seduta, corposa, forse Onorina Brion, eh, è serena, è. Eh, e quieta e può eh, apprezzare eh, questo paesaggio che gli si presenta davanti mentre il percorso dall'arcosordio alla cappella di parenti alla, al tempietto era un percorso eh, di affetti e di eh, affezioni e anche di dolori questo è un percorso di un solitario che vuole eh, meditare ragionare sull'evento che eh, trova difficilmente spiegabile ma che vuole poter guardare direttamente. E qui siamo nel padiglione, queste sono le due gambe, una gamba che è spezzata in due, e ci sono poi possibilità di cercare di interpretare perché la gamba che sorge abbia questa testa con questa sfera virtuale e perché la gamba che e prosegue abbinata a questa, eh, abbia la testa sottostante, composta di due sfere invece che di una unica. Eh, questa è una visione dal, dall'isoletta, dall'arcosolio, dal tunnel verso, verso l'arcosolio, e qui si vedono con una certa chiarezza le chiudature. Io mi sono chiesto come mai abbia deciso per questa decorazione, siccome Scarpa si è, sempre, è sempre stato attaccato o qualificato per essere un decoratore, una persona che ama il dettaglio, eh, lentamente eh, cercando di, di spiegare a me stesso, eh, le soluzioni si trovano anche quando si vuole trovare una soluzione evidentemente, no? c'è una predisposizione per cercare delle possibili soluzioni. E io um, ricordo nella mia conoscenza dell'opera di Carlo Scarpa che lui usa questa chiodatura solo nell'aula Manlio Capitolo, che è un'aula di tribunale, e perché un'aula di tribunale viene decorata con dei chiodi, con dei punti, con un reticolo di questo tipo. E allora, eh, molto scherzosamente, io eh, di ritorno da una mostra di Steinberg. A Milano, disegnatore per me straordinario, ehm, mi sono appuntato queste due figure di persone. Eh, questo che è fantastica e che fa dei discorsi a nuvola, eccetera, e questo che è forse pedante, forse un leguleio, scusate per i legulei, che invece procede per punti, per figure geometriche e per altro, cioè eh, espone dei problemi mentali. Eh, mentre mh, probabilmente la serenità che si vuole conquistare all'interno di questo padiglione per eh, ragionare e per riflettere su questo evento della morte eh, lo si può guadagnare eh, allontanandosi sia dai ragionamenti troppo affettivi sia dai ragionamenti troppo eh, pedanti. Questo è l'interno del padiglioncino, così come l'abbiamo ripulito e restaurato, era un edificio tra tutti il più ammalorato, abbiamo dovuto smontarlo completamente perché c'erano i problemi di marcescenza delle, delle tavole, di larice e così via. Questo è un disegno che, abbiamo, che ho trovato al Marche di Vienna e che ehm, presenta questa finestra a carabottino che mh, non era più presente all'interno del padiglione stesso. Questa è la visione che appunto si ha stando in piedi e allora si vede che c'è un miraglio che mi consente di. che mi indirizza verso la, la tomba dei genitori, del madre, della madre e del padre, e che però in questo caso mi permette di vedere abbastanza del, del paesaggio, ma la grande visione, l'unione della terra e del cielo avviene solo sedendosi, cioè allontanandosi da questo schermo. Qui ci sono i, è un riflesso dell'uscita dell sud verso il padiglione e anche i mosaici stessi che Scarpa applica eh, sulle testate eh, hanno un loro effetto evidentemente decorativo ma anche forse un loro significato eh, simbolico. Eh, quando li mise eh, io ero presente e mi chiese che cosa ne pensavo io dissi boh, insomma ero... Un talebano corbusieriano. Mi sembrava che fossero troppo decorativi. E il professore mi ha detto: No, no, va benissimo. Sembrano lampi, eh, eh, lampi. Eh, dire così mi ha fatto pensare all'Orfeo Ridice di Gluck, al fatto che quando Orfeo entra nel, nel, nel mondo ipogeo. Eh, non può entrare semplicemente, entra con le urla e con i tuoni delle rinni, per cui no, sta, sta violando una, una, una realtà che è diversa da quella della realtà quotidiana e forse questi lampi erano anche necessari. Eh, questo è un disegno che abbiamo fatto in studio per documentare la complessità di questo piccolo edificio per una rivista americana. E in cui si vedono le varie parti, la copertura, i pannelli dorati interni che si muovono a vortice, i pannelli esterni in larice. E Scarpa voleva il larice perché il larice diventa argento nel passaggio del tempo, si ossida e diventa argento. E nelle manutenzioni che erano state fatte prima delle, di questi ultimi interventi, ehm, un manutentore del, della zona aveva dato anche una vernice marrone. Credendo di conservare, ma il larice si conserva da solo e poi scarpa lo voleva argento perché era, doveva diventare materia grigia, non, non doveva essere un, una, una scatola da, da pizzeria. E questi sono i pannelli inferiori con tutti i disegni delle loro chiodature, l'isola e, e, e la parte. Qui eh, brevemente, perché sono verso la fine, vi mostro le operazioni che abbiamo dovuto fare per smontare completamente questo edificio e allora c'era un camion con un grande braccio che imbragava i vari pannelli e poi li trasportava a Venezia. Qui c'è Carlo Capovilla che è l'erede di una eh, falegnameria molto quotata, molto importante di Venezia che appunto si è assunto il compito del restauro eh, e questa è l'ultima diapositiva che è un scatto fortunoso che ho fatto di una bella ragazza che era venuta lì con amici per farsi fotografare al memoriale, forse per fare pubblicità di, di vestiti o di altre cose, perché erano studenti, credo, del corso di fashion di, di architettura e mi sembrava che potesse essere un omaggio anche ragionevole a Carlo Scarpa, che ha sempre apprezzato le donne e la bellezza femminile. Io, Credo di aver più o meno finito e se avete delle domande e se il tempo ce lo consente eh, sono disponibile. Grazie. Grazie a Guido. Eh, per parte mia ecco, eh, mi ha fatto piacere vedere anche diversi disegni della, della tomba Brion, in particolare sono sempre molto interessanti quelli relativi al, all'arcosolio, in particolare per la posa che dicevi tu della presenza di questo specchio d'acqua che era previsto inizialmente. E, mh, e ci sono anche perché poi ci lavora spesso, ci lavora molto su questo particolare che poi effettivamente poi non verrà realizzato, perché poi tu sai bene che ci sono anche dei disegni in cui realizza anche come una specie di isola sopra la quale poi mette le arche. E lì poi si vede come com lui cercava anche, ha, ha pensato anche diversi sistemi per creare delle passerelle per poter superare quel breve tratto d'acqua. Ecco, però io volevo farti una domanda sempre appunto sull'arcosolio che hai fatto vedere il disegno del, delle tessere vitre della, della parte interna, della faccia interna dell'arcosolio. Ecco, volevo chiederti se, secondo te, la scelta di mettere queste tessere vitre in qualche modo eh, ha una qualche relazione con, con questa presenza dell'acqua che lui pensava inizialmente di mettere. Eh, perché appunto la luce sarebbe arrivata, avrebbe toccato l'acqua, avrebbe creato dei riflessi che si sarebbero visti appunto sulla volta interna e sarebbero stati dei riflessi mobili secondo un movimento dell'acqua. Ecco, e nel fare questo pensiero, nel vedere questa cosa, nel pensare, questa cosa qui mi è subito venuto in mente un, un passo del Genji Monogatari, che è questo racconto giapponese del XII secolo, perché c'è un passo che proprio descrive questa cosa. Dell'acqua, della, della luce che tocca l'acqua per cui si creano questi riflessi mobili che si vedono sulle pareti, ecco, E diceva questo passo che i riflessi, il vedere era come se i ricordi familiari tornassero alla vita. Mica male. Ecco, allora volevo chiederti se, se secondo te c'è appunto questa. Ma allora. Le... <ride> Eh, io non ho portato i miei ragionamenti sul, padiglie, sul tempietto, il tempietto ha dietro l'altare due, due antoni, due porte che si aprono. Eh, queste porte si aprono e sono in relazione a una eh, grande vasca di fiori che proprio inquadra esattamente le porte, ma soprattutto si aprono perché, e le aprono raramente, non, non è che si possa vedere, perché il sole cade sull'acqua che circonda il tempietto il tempietto e poi si riflette sul soffitto a stucco lucido, per cui il soffitto a stucco lucido diviene una specie di creazione informale, mutevole continuamente, cioè quello che sta dicendo Mauro, esattamente. Io credo che, ehm, lo dico perché forse ne abbiamo parlato anche col professore, quando io lavorai per l'ospedale di Venezia c'era <coughs> anche la chiesa come oggetto eh, di questo ospedale che era un, un, un piccolo cubo che sporgeva da questa maglia eh, particolare dell'ospedale e Guglielmo di Grande della Fuente perché credo che sia lui l'autore di questa chiesa aveva fatto una scatola e dentro questa scatola una seconda scatola staccata dalle pareti perimetrali eh, che era diciamo l'aula vera e propria eh, con le pareti più basse per cui anche lì il sole entrava, si rifletteva sulla laguna circostante e poi decorava con una decorazione di nessun costo e molto affascinante tutta quest'aula che, che prendeva corpo. Dopo come avrebbe risolto il problema del caldo, del freddo, di come si, si gestivano queste, questi vuoti all'interno, è, è misterioso. ma... È, Direi che è uno dei problemi meno importanti, tutto sommato, del... ma mh, credo che forse ne abbiamo parlato con il professore, può darsi che, che quest'idea che appartiene certamente al progetto di Corbusier eh, fosse anche stata eh, come, rubata, come si dice eh, tra gli architetti, perché si, scarpa ripeteva i piccoli imitano, i grandi copiano e allora quando vedeva una cosa che gli piaceva diceva che bisognava copiarla. Eh, e dunque eh, sì, eh, pensare poi che queste forme mutevoli sul soffitto oppure sull'arcosolio potessero o possano evocare eh, le anime di chi non, non c'è più è una indicazione commovente. Eh, non so cosa sarebbe l'arcosolio se ci fosse stata l'acqua, se ci fosse l'acqua. Eh, certamente questa decorazione è molto ricca e forse eh, quest'acqua avrebbe aggiunto forse poco alla, alla, alla estrema ricchezza di questa decorazione in tessere musive, ma mh, è un interrogativo che, che eh, io vengo sempre volentieri a parlare di queste cose perché mi accorgo che le domande mi aprono degli spiragli sui quali poi rifletto tornando a casa. <ride> e allora questa è un'indicazione interessante. E grazie anche poi perché bisogna poi vedere scarpa quale soluzione avrebbe poi scelto per fare questa vasca perché ne ha pensate diverse. È vero, Va è vero. bene, c'è qualche altra domanda da parte vostra? Va bene, allora ringrazio ancora Guido per la presenza di questa sera e saluto tutti voi, ringrazio tutti voi e per la prossima puntata del prossimo appuntamento di Dialoghi attorno a Cascarfa. Grazie.